Regione Calabria, quella alle mie spalle è la sede dell'assessorato al lavoro, Dipartimento Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato. Ci siamo fermati qui perché addirittura c'è anche una tenda, ci sono delle persone che stanno protestando, delle lenzuola con su scritto "ci avete rubato il lavoro, dobbiamo andare a rubare? Vogliamo il diritto di vivere?" Leggiamo, andiamo a vedere perché c'è questa protesta, chi sta effettuando questa protesta in questa seconda parte di Zoom. Allora, siamo qui, Nicola Chiarello, sì, ma questa è una problematica infinita. Non finisce mai. Non finisce mai. Purtroppo è la verità, ma... purtroppo è la verità. Noi non sappiamo più che cosa fare a questo punto, cioè, io non voglio arrivare, ma qui ci sono delle situazioni estreme, si rischia veramente che la gente faccia delle azioni estreme. Riepiloghiamo, parliamo del Papa Giovanni. Certamente, il Papa Giovanni XXIII, noi abbiamo chiesto da tempo di istituire questo benedetto tavolo, siamo figure professionali qualificate, abbiamo tutto il necessario per poter riaprire, riniziare a lavorare. Allora, veniamo a ascoltare. Per far capire anche alle persone che ci stanno sentendo, quante persone siete adesso con o senza mobilità in deroga? Qual è la situazione? Percepite uno stipendio? Del Papa Giovanni XXIII siamo 447 famiglie. 400, eh? 447 famiglie senza più un reddito. L'ultima volta che avete ricevuto il reddito, il sostegno, qual è stato? Noi abbiamo ricevuto novembre, il mese di novembre, l'abbiamo ricevuto prima di Natale, se non ricordo. E da quel momento in poi dovete ricevere il reddito, sono in ritardo nel pagamento o non dovete ricevere più nessun reddito? Noi abbiamo diritto fino a dicembre, al 31/12/2012, dopodiché non abbiamo più diritto, cioè per lo Stato noi abbiamo completato i 2 anni di mobilità in deroga, non ci hanno reinserito al lavoro e possiamo anche andarci a buttare a mare, tutti quanti. Sono 400 famiglie, sostentamento per 2 anni, dopodiché ve la vedete voi. Come dire, a te ti spettano 2 anni di vita, hai un tumore e dopo 2 anni sai che dovrai morire. Hai possibilità 2 anni a trovare lavoro, questo è, forse se, lo Stato, come? Lo Stato crea lavoro, se il lavoro non ce ne crea come si fa ad andare avanti? Dovrebbe essere un reinserimento, non so. Ma dovrebbe farlo le istituzioni, dovrebbero farle. Pensare a 400 persone, no? Non siamo solo 400, sono molto di più, perché noi siamo 400 solo del Papa Giovanni. Però ce ne sono anche altre aziende che hanno la stessa problematica, insomma. Non abbiamo qui sulla tenda, chi c'è dentro la tenda? Prego, prego. Io sono stato lasciato già da mia moglie per il fatto che non trovo lavoro, non sono capace di trovare il lavoro e quindi sono rimasto da solo. La mia famiglia è proprio distrutta, grazie allo Stato. La sua moglie non lavorava? Non lo so. Non lavorava allora, cioè quando, nel momento in cui vi siete lasciati? Sì, lavorava e ha lasciato pure un lavoro che aveva, non so, le motivazioni. Il lavoro poi entra, ecco. No? Sì. Poi entra anche nelle problematiche della famiglia, senza lavoro purtroppo ha avuto distrutta la famiglia, no? In questo senso. I mesi di casa sono rimasto da pagare e non sapevo più come fare, ho dovuto abbandonare tutto. Mia moglie se n'è andata per prima, mi ha lasciato. Io non sono capace di trovare lavoro. Certo, perché poi si innesca anche questo meccanismo. Sì, poi non. Vittima, no? In una famiglia non c'è più tranquillità, non c'è pace, manca l'essenziale, non c'è il presente, assolutamente il futuro è sempre più nero, insomma le situazioni sono difficili poi da portare avanti. Ha preferito di farsi la vita da sola. Certo, perché magari ritiene che lei non fosse in grado di trovare il lavoro invece. Ma non doveva abbandonare la famiglia, doveva piuttosto trovare una soluzione anche lei, aiutare, visto che c'era anche la possibilità di poterlo fare. Guardate che meccanismi che si innescano poi in queste storie, no? Perché poi sono tante storie, no?
Sono 400 storie diverse. Ci sono situazioni di persone che purtroppo rischiano di vedersi, chi ce l'ha già pignorate, situazioni di pignoramenti di abitazioni, situazioni che gente che aveva acquistato una casa, perché noi parliamo di persone che hanno lavorato per 20, 25, 30 anni e quindi avevano degli impegni e costruivano una vita fatta in senso creativo. Ma in questi due anni non ci sono stati meccanismi di corsi professionali per il reinserimento? Certo. Certo, noi abbiamo fatto delle politiche attive in questi anni di tre mesi. Politiche attive si intende che siamo stati utilizzati, formati presso enti locali, per lo più presso i comuni, siamo stati utilizzati e formati per un eventuale reinserimento. C'è la qualifica di IOTA che adesso... E poi la qualifica di USS che non è servita a niente. Poi abbiamo fatto la politica attiva e non lo so a che punto ci portiamo. Però io sono pure invalido civile, che non è che possa andare a fare... Come vengono gestite queste politiche attive? Solo gli enti comunali avevano bisogno? C'è un settore dove noi siamo formati professionalmente, che è quello della sanità. Come mai nel settore sanitario... quasi in tutta la regione, tranne che nella provincia di Crotone, sono stati utilizzati i lavoratori, gli ammortizzatori sociali e utilizzati nel sanitario, cioè presso gli ospedali, presso le strutture sanitarie, pubbliche. Come mai noi nelle altre province non siamo stati utilizzati nel settore di appartenenza per le nostre professionalità? A maggior ragione che c'è un piano di rientro in questa regione, si parla tanto che un piano di rientro dobbiamo risparmiare. Noi veniamo, cioè i soldi, le politiche attive finanziate, potevano creare rientro in un fatto economicamente conveniente, sarebbe convenuto, no? Siamo in strada, abbiamo questa professionalità. Allora, quando fu chiuso il Papa Giovanni, non perché voglio ritornare sempre al discorso Papa Giovanni XXIII, sappiamo la storia, ve la ricorderete, la storia del Papa Giovanni. Dopo che è stato chiuso il Papa, al momento che fu chiuso, noi dovevamo seguire gli ospiti, perché siamo stati formati per questo, abbiamo delle qualifiche professionali specifiche. Come mai la Regione Calabria e le istituzioni non hanno pensato di utilizzarci? Perché non pensano oggi di utilizzarci? Nelle strutture sanitarie. Tra l'altro questi ospiti poi sono stati spostati in altre strutture. Queste strutture riceveranno, percepiranno qualcosa per questi ospiti. E quindi cosa hanno fatto queste strutture? Hanno assunto nuovo personale. Non hanno certo pensato a voi che eravate senza lavoro. Hanno assunto nuovo personale. Hanno scelto per conto loro. Hanno fatto il loro clientelismo. Mentre questi ospiti venivano spostati. E quando venivano spostati chiaramente percepivano anche un reddito dalla Regione Calabria per questi ospiti, quindi in qualche modo come? Erano tutti accreditati. E quindi in qualche modo con questo reddito qualche. Sono comparsi attestati. Se avete visto il giornale è uscito pure. No, lui vuole dire che ci sono in strutture sanitarie private persone, non penso nel pubblico, ho sentito nel privato, mi auguro che non sia pure nel pubblico, non qualificati con attestati rilasciati non attraverso delle scuole di formazione professionali che erano quelle regionali, ma così attestati diciamo fasulli. Senza personale, di USS, perché non ci portano noi? Con le politiche attive non gli costa nemmeno niente farci lavorare pure. Voi siete qui anche per la protesta? Sì, sì, sì. Quanti anni a lei? Io ho 50 anni, vivo da solo purtroppo, se mi in affitto, se non pago l'affitto sono fuori. Mia mamma si trova da un anno a Villa Delchi, quindi fino adesso mi appoggiavo alla pensione della mamma. Di mia mamma. Per poco di reddito. E il mio unico reddito è questo, è 400 euro. Se mi tolgono questo io non so come. Sì, vivo. E poi il reddito era questo, no? Quanto era il reddito? Sì. Quanto percepivate? 400 euro. Non è che fosse un grande stipendio, era proprio il minimo. Le bollette necessarie, nemmeno tutte. Per tenere attaccata alla luce, parliamoci chiaro, qualche altra bolletta. Per non staccare luce, gas e cose. Bollette della luce. Quindi dovreste fare i salti mortali per poter mantenere... la situazione. Lei dov'è? Io sono degli Amandea. Un appello a tutti quelli come noi, no, della Calabria, di andare a Roma, tutti quanti. Perché poi non ci sono tutti solo, non siete solo voi, no? Siete...
Faccio un appello a tutti i calabresi che sono come noi in mobilità in deroga, di andare a Roma a mobilizzare tutta la Calabria a Roma direttamente. Faccio un appello a tutti i calabresi che sono come noi, di andare a Roma direttamente. Di che cifre parliamo, secondo lei? Sì? Di che cifre parliamo? Lei parla di mobilità in deroga. Più o meno 22.000 so io in deroga. Tutti. Dovrebbero essere sì. Queste le cifre. Sì, sì. Qui c'è una tenda, chi dorme qui? Qualcuno di voi? Sì. Nicola Chiarello. Qui c'è scritto non abbiamo più nessun reddito, ci avete tolto la dignità. E qui la persona che abbiamo intervistato prima ci dorme, rimane qui giorno e notte. Guardate che non è facile, non è semplice. Siamo alla fame, ridateci il nostro lavoro, vogliamo il diritto di vivere, di lavoro. Io non so, ma quando c'era Stillitani, è stato un vostro referente quando c'era l'assessore Stillitani? Voi ricordate qualche incontro con lui? Ma a livello di quando l'istituto? No, sì, nel 2009. Dopo. E dopo sempre Nicola è stato come referente insieme alla Wild, insomma, come insomma, sono stati referenti. Però siccome dovevano fare economia, c'è sempre la questione del problema del piano regionale che non si deve fare, quindi hanno bloccato tutto. Ma l'errore principale è stato quello di non far seguire l'ospite, che qualcuno ha fatto comodo fare il loro clientelismo. Cioè seguire l'ospite, ricordiamo, nel momento in cui è stato chiuso il Papa Giovanni, seguire il paziente. E noi sapevamo di essere in eccesso, cioè come numero, però un certo numero poteva seguire l'ospite. Perché allora non erano 400 le persone lì al papà? Allora, i dipendenti eravamo 500 che siamo andati in cassa integrazione. Siamo andati in 500, cioè. Qualcuno è andato in pensione. L'esubero, ma comunque l'esubero noi sapevamo che c'era. Però il problema è che nessuno dal Papa Giovanni ha potuto seguire l'ospite. Cioè, qui non è che dice 200 hanno seguito e gli altri sono rimasti fuori. No, hanno fatto assumere nuove persone. Cioè comunque questi ospiti portavano un reddito dove sono andati, hanno portato una retta come la portavano al Papa Giovanni. Cioè, quindi hanno dovuto assumere personale che poi non era nemmeno qualificato per poter assistere a quel tipo di patologie, perché noi ormai conoscevamo sia gli ospiti e tutto qua, quindi li conoscevamo, potevamo anche. Però c'era gente che non era facile seguirli, insomma. Però loro, secondo me, è stata pure una questione politica, insomma, c'era cioè la politica, allora il direttore generale, questo, tutto qua, ha fatto comodo prendersi l'ospite in quel modo, insomma. E ha famiglia? Io? Sì. Ha figli? Due. Quanti anni hanno? Uno 26 e un altro 22. Lavorano? No. Nessuno di tutti e due? No. Sua moglie lavora? No, era pure il Papa Giovanni. Era pure papà, quindi adesso proprio reddito zero. Reddito zero. Come fa? Per adesso c'è mio padre. Con la pensione. 87 anni. Sperando che duri. Da quanti giorni sei in questa tenda, Nicola? Da venerdì mattina. Hai ricevuto attestati di solidarietà? È venuto qualcuno in questi giorni? Cioè, hanno visto questa tenda qui, no? Sì. E che dicono? Certo. Non sei un turista? No, assolutamente. Sì, c'è un campo nomade. Il campo nomade, devo dire, è passato qualcheduno e mi ha chiesto che mi è successo. E ho chiarito qual era il problema, diciamo, che sono qua per questo motivo. Sì, qui venerdì voi avete avuto un incontro, sì, no? Siamo stati ricevuti e abbiamo ottenuto una promessa al momento di convocazione di un rinnovato tavolo tecnico. Ne abbiamo ottenuti già due volte di questo, parlo negli anni, in questi ultimi anni, attraverso le nostre manifestazioni che sono state temporanee. Allora abbiamo ottenuto un tavolo tecnico, siamo andati a casa, però questo tavolo tecnico
poi si è perso per la strada. Abbiamo ottenuto, abbiamo fatto un'altra manifestazione dopo 4-5 mesi, abbiamo riottenuto il tavolo tecnico e poi il tavolo tecnico si è perso. Adesso abbiamo detto, è la terza volta, abbiamo detto adesso basta, rimarremo qua in strada finché sto benedetto tavolo tecnico non si decida ad affrontare le nostre problematiche e ad individuare le soluzioni. Che vi hanno detto? Chi era l'assessore di riferimento? Stellitani? No. No. Ci ha ricevuto il direttore generale, il dottor Calvetta. Stellitani adesso non c'è più, tra l'altro. Ci ha ricevuto e ha detto che si è già messo immediatamente in contatto con la presidenza e con la vicepresidente Stasi e che sarebbero, ci convocherebbero con il tavolo tecnico composto dall'assessorato al lavoro, dall'assessore al dipartimento, un tavolo interdipartimentale, cioè in sostanza con la cabina di regia che l'ha presa la vicepresidenza e il dipartimento lavoro e il dipartimento sanità. Perché? Perché noi chiediamo, siamo qualificati professionalmente in un settore, abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti, affrontiamo in quel settore, ma se non c'è quella possibilità ci sono anche altri settori, ci sono anche altre opportunità su cui potremmo discutere. Siamo pronti pure ad auto-organizzarci, ad investire in lavoro, parliamo. Ci sono delle possibilità, abbiamo parlato tante volte di una famosa legge, legge Marcora, che prevede che chi ha nelle nostre situazioni, esce fuori da situazioni tipo la nostra, possono essere beneficiari di fondi che dovrebbero essere istituiti e che ci potrebbero dare la possibilità di aiutarci a creare un'attività. E Calvetta, che vi ha detto? Ci incontriamo quando? Che lui avrebbe la disponibilità della Stasi per giorno 30, quindi 30 noi, di aprile, quindi noi fino al 30 dovremmo stare qui, iniziamo a stare qui in attesa, poi dopo non credo che risolveremo, io mi auguro che giorno 30 già ci sia una soluzione. Questi giorni ci stiano pensando, fino al 30 vi portino sul tavolo una soluzione. Una soluzione, una possibile soluzione, altrimenti continueremo a stare qua. Rimane in tenda? Sì. Fino al 30? Fino al 30 e oltre, fino alla soluzione noi rimaneremo in tenda, noi, perché sarà a turno, stare qui a turno. E che devo dire? Io spero che si sblocchi al più presto, almeno la situazione, altro non so dire. Per quanto appello, quindi appello è per la Stasi vi dovrà incontrare, Calvetta ci deve lavorare, la vostra collaborazione c'è, tu sei anche un sindacalista della UIL, mi pare, giusto? Sì, sono un sindacalista. In questo caso UIL. Potresti anche rappresentare. Ancora al gruppo UIL, sì, sì. Perché dici questo appartengo ancora? Appartengo ancora al gruppo UIL, sicuramente adesso in questo momento le nostre segreterie regionali sono andate a Roma a sostenere che che veniamo reinseriti nella mobilità in deroga, nel diritto ad avere un sostegno al reddito. Sì, la Camusso ne ha parlato ieri. Ma io devo dire pure che determinate segreterie nazionali sono quelle che hanno sottoscritto insieme al governo nazionale, il vecchio governo nazionale della Fornero, hanno sottoscritto l'accordo, la normativa che prevede che noi siamo fuori. Cioè in pratica la legge Fornero, mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, prima con la mobilità in deroga si poteva andare avanti anche per anni. Ma finché non, e come giustamente, finché non si reinserisce al lavoro un cittadino, un essere umano che ha diritto al lavoro, perché noi invece, siamo fondati sul lavoro. Cioè invece l'uomo, con la legge Fornero si è dato un tempo. Un tempo. Quanto erano? Due anni? Due anni. Quindi la legge Fornero dice, la Fornero ha detto no. Non sempre questo reddito, non bisogna aspettare quando arrivi il lavoro, probabilmente pensavano che questa crisi non continuasse. Quando è stata fatta? Nel 2011 questa 2011. Legge. E allora hanno firmato con i sindacati hanno firmato. Certamente. Per le segreterie nazionali. La segreteria nazionale per bloccare a due anni questa mobilità in deroga. Perché? Probabilmente la Fornero pensava che lo Stato era capace di poter assorbire questi lavoratori o comunque che l'imprenditoria potesse essere capace da sola a reintegrare queste persone. Invece adesso si ritrovano da soli, senza sussidio, senza lavoro, senza capacità organizzativa da parte dello Stato, chi per lo Stato, regione o province, e sono qui fermi senza reddito, tra l'altro per colpa non loro.
nel senso che quando è stata chiusa il Papa Giovanni c'è tutta quella vicenda andata poi finita in tribunale, ma che comunque anche quella poteva essere aggiustata prima che succedesse tutto questo. Quindi tutto questo non ha funzionato, c'è pure la legge Fornero, una legge nazionale, e adesso questi signori rimangono a casa senza sussidio. Quindi non è giusto. Non è giusto. Vogliamo mangiare anche noi. Siete dei lavoratori, siete specializzati. Avete fatto in questi anni. Vogliamo un pezzo di pane anche noi. Non cerchiamo cose impossibili, un pezzo di pane. Basta. Io dicevo che per assurdo, perché sono dei poveri disperati, chi viene dagli extracomunitari che vengono qui, vengono accolti e sono dei disperati, per assurdo loro vengono rimpatriati perché noi non siamo capaci di integrarli nel nostro sistema sociale. Non prima allora, di averli consegnato no, 500 euro a testa, sì, per poter viaggiare. Ho capito. Però devo dire anche questo, è diritto, cioè sono dei poveri disperati, partiamo da questo. Quello che vorrei dire io, loro bene o male ritornano nel loro paese, vengono rimpatriati nel loro paese. A noi, dove ci rimpatriati dopo i 2 anni? Non siamo più cittadini italiani, non abbiamo più diritto a vivere, perché togliendoci anche un sostegno al reddito, un diritto ad avere un lavoro, e non siamo, lo Stato non è capace di darci il lavoro e non è capace di assumersi nessuna responsabilità come Stato intendo tutti i cittadini, perché Stato si dice solidale non solo perché siamo solidari, poveraccio, guarda là che fine che ha fatto. Lo Stato è responsabile nei confronti anche dell'ultimo cittadino italiano, giusto? Perché su questo è fondato, quindi tutti, perché si dice che tutti devono avere il diritto al lavoro. Per assurdo, noi dopo i 2 anni, direi alla Fornero e chi ha sottoscritto quegli accordi, dove ci rimpatriano? Non siamo più cittadini italiani? Veniamo buttati? Qual è stato? Cioè a questo punto quel disperato è più fortunato di me, perché almeno lo rimandano a casa sua, a me qual è casa mia qua? E allora siamo sicuri che sia il dirigente Calvetta che la Stasi si preoccuperanno di questi lavoratori, stanno già pensando, si stanno già organizzando, stanno cercando di formalizzare qualcosa di scritto per il 30 quando ci sarà la riunione, e allora vi probabilmente sapranno già darvi qualche indicazione positiva. Noi il 30... Cos'è il 30? Che giorno è? Sarà 30 aprile, martedì? Andiamola a vedere per bene, anche per dare dei riferimenti giornalistici. Allora, il 30 aprile è martedì. Alle ore 11 qua. Alle ore 11 noi... Dalla vicepresidenza? Alla vicepresidenza, Sicuro? Sì. Vicepresidenza, sì. Allora, quindi direttamente dalla Stasi. Il 30 mattina alle 11 noi saremo qui con loro per... Recarci in vicepresidenza. Per recarci anche noi in vicepresidenza, per vedere che cosa... la risoluzione che è stata data, ma crediamo che loro ci stiano lavorando, o no? Anche perché fino al 30 saremo da soli, Anche perché? Anche perché fino al 30 noi saremo da soli. Non avremo l'appoggio certamente delle sigle sindacali, anche perché venerdì il dottor Calvetta, seriamente e da persona coerente, ci ha spiegato l'ultimo accordo che hanno fatto con i sindacati. C'è un accordo che alla fine il Dipartimento si trova a poter pagare solo ed esclusivamente le persone in cassa integrazione, per il resto no. Perché i sindacati non hanno firmato, in quanto loro dicevano che noi non possiamo lasciar fuori nessuno. Voi non siete in cassa integrazione, quindi non fa... Siamo derogati. Mobilità. Nello stesso tempo i sindacati a quel tavolo, per quanto ci ha detto il dottore Calvetta, non hanno approfondito una proposta venuta dall'istituzione, dall'ente regione, quello che gli diceva che hanno a disposizione 27 milioni di euro da poter... e mettere sul campo e pagare tutti gli circa 8.000 derogati che non andrebbero a percepire più niente senza, con un sussidio al reddito. La legge Fornero. Con queste somme della regione loro avrebbero continuare fino a qua. Per un anno un sussidio al reddito senza logicamente la copertura previdenziale. Questo è quanto ci dice il dottor Calvetta. Proposta fatta dai sindacati, che hanno detto? No, fatta dai sindacati che non hanno approfondito, diciamo così, che non hanno approfondito. Questo è quanto ci dice il dottor Calvetta venerdì scorso. Sabato mattina, credo che su una nota dei sindacati, la stampa
ammortizzatori sociali, accordo regione sindacati, articolo che va in tutt'altra via da quello che ci ha detto il direttore del dipartimento. Quindi per questo io le dico che noi fino al 30 qui saremo da soli. E quindi hanno firmato i sindacati allora questa cosa qui di un anno? No. E cosa hanno firmato? Loro hanno firmato un accordo che chiede al governo nazionale di prorogare tutti quanti, e nel frattempo bloccano tutti quanti, in sostanza di prorogare tutti, e chiedono ulteriori fondi senza tenere in considerazione questa proposta che poteva, diciamo, tra l'altro, benissimo, facciamo questa proposta che è giustissima, proroghiamo tutti per quanti un anno. Però nel frattempo il governo nazionale, eccetera, non si decida, perché qua bisogna capire una cosa: noi abbiamo bisogno nell'immediato di un sostegno al reddito. Nel frattempo si assumano le decisioni a livello nazionale, il governo regionale alla responsabilità, si è assunta la responsabilità, ci darebbe un sostegno al reddito. Mi sembra di capire come se i sindacati avessero fatto muso duro alla proposta di Calvetta della regione per dire no. Non vogliamo questi spiccioli, ma vogliamo un accordo più globale. Intanto però voi, intanto però questi noi, spiccioli potrebbero garantire... Se si apre il tavolo di concertazione con la vicepresidenza che ha la delega per queste cose... No? Per un altro anno abbiamo un reddito. Per un altro anno abbiamo un sostegno al reddito, chiamiamolo così, un sostegno certo, al reddito, per poter fare le famiglie la spesa per 15 giorni. Certo, nemmeno, pagare la bolletta della luce. Per un mese. Così credo che in questo stato di cose almeno il tavolo avrà, diciamo, una certa tranquillità come poter lavorare, fare, perché poi ci saranno certamente delle lungaggini, non che dalla sera alla mattina si trova lo strumento per i soldi ci sono, la regione è disponibile, i sindacati non hanno firmato. Per dare agli 8.000. Il sindacato diceva, mi ha detto che io ho telefonato l'organizzazione a cui dice il sindacato appartiene, dice martedì noi intendiamo chiedere ulteriori fondi, aspettiamo martedì, se martedì non otterremo ulteriori fondi e quindi non accetteranno questo accordo e nell'immediato non si sblocca questa situazione. Firmiamo per questi 8 milioni. Noi vedremo se la Regione Calabria manterrà quello che ti ha detto il dottore Calvetto. Guardate, i dirigenti dei sindacati che senz'altro lavorano, io adesso non vorrei fare falsa retorica, loro percepiscono uno stipendio come sindacato, loro hanno bisogno nell'immediato di un sostegno al reddito, quindi mi sembra di capire che voi sareste disposti ad accettare questo un anno. Siamo 27.000, allora sono 19.000 che rientrano nelle prime due annualità e che sono fermi, e siamo altri 8.000, se ricordo bene disse il dottore, che siamo fuori, quindi sbloccherebbero la bellezza di 27.000 persone. Quindi lavorateci. Allora non il 30, ma martedì ci sentiamo per vedere che cosa hanno fatto i sindacati. Domani. E quindi ci sentiamo, domani vanno a Roma. Ci possiamo sentire mercoledì, secondo me. Noi saremo qui. Allora mercoledì ci risentiamo, vediamo qual è la situazione. Sempre ricordandovi che il 30 però noi andiamo alla riunione con la Stasi.